Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. Qualche settimana fa ho fatto un video di ascolto. I video di ascolto sono molto utili per capire un po' qual è il nostro livello al momento in una lingua, per imparare nuovi vocaboli, per valutare il nostro livello di comprensione e in generale per abituarci ad ascoltare una persona nativa parlare. L'ascolto è forse una delle parti un po' più complesse, contrariamente per esempio alla lettura, dove noi leggiamo un testo e conosciamo o non conosciamo le parole. Nell'ascolto invece c'è un fattore importante. È vero che magari anche lì le parole le conosciamo o non le conosciamo, però c'è anche il fattore della pronuncia e dell'accento. Come già sapete, la lingua italiana, come tante altre lingue, è una lingua ricca di accenti. Se viaggiamo da nord a sud, possiamo ascoltarli tutti e notare una forte differenza tra un accento del Trentino Alto Adige e un accento della Campania, per esempio. Magari la frase che viene enunciata è la stessa, ma con due accenti differenti. Per alcune persone può risultare più facile l'accento del Trentino Alto Adige o l'accento della Lombardia, e per altre può risultare più facile l'accento della Campania, l'accento del Lazio. Lo stesso vale per me quando ascolto inglese. Avendo vissuto un anno in California, sono più abituata all'accento californiano. Quindi quando ho viaggiato in Alabama, riuscivo a capire la maggior parte di quello che mi dicevano, ma non con la stessa facilità che ho in California. Dovevo concentrarmi di più. Ecco perché le prove di ascolto sono molto importanti, proprio per abituarci a differenti accenti, cadenze, pronunce e via dicendo. Se avete visto il video di qualche settimana fa, già sapete come funziona questo esercizio. Quindi se volete potete saltare direttamente e passare all'esercizio stesso. Ad ogni modo, per chi fosse qui per la prima volta, l'esercizio funziona così. Leggerò diversi paragrafi. Ogni paragrafo sarà letto 3 volte. La prima volta senza alcun testo. Voi vedrete dei video, delle immagini, e dovrete cercare di capire che cosa sto dicendo. La seconda volta invece leggerò lo stesso paragrafo, ma con i sottotitoli in italiano sullo schermo. Così potete iniziare a vedere se le parole che avete ascoltato sono corrette oppure no, o anche semplicemente iniziare a notare parole nuove. La terza lettura invece sarà con i sottotitoli in italiano e in inglese. Questo vi darà la possibilità di provare ad ascoltare di nuovo e allo stesso tempo capire al 100% quanto è stato detto. Spero che con questo esercizio non solo pratichiate un po' le vostre capacità e abilità di ascolto, ma anche che impariate qualche parola nuova. Il tema dello scorso video è stato il caffè, una cosa che io amo. E il tema di oggi sarà un'altra cosa che io amo, ovvero il viaggiare. Sarà un testo sul viaggiare, su cosa rappresenta il viaggiare, su come funziona. Si tratta di un testo un po' descrittivo. Come sempre, fatemi sapere nei commenti come vi è sembrato l'esercizio, se è facile o difficile, dove avete iniziato a capire, se alla prima lettura, alla seconda o alla terza, o anche se avete consigli per il prossimo tema. Se siete pronti per iniziare, cominciamo! Viaggiare è un'attività che arricchisce la vita di chiunque decida di intraprendere un viaggio. Si tratta di spostarsi da un luogo a un altro, a volte per scoprire nuove culture, altre volte per rilassarsi o per motivi di lavoro. L'esperienza di viaggiare può variare a seconda della destinazione, del mezzo di trasporto scelto e del motivo per cui si parte. Viaggiare è un'attività che arricchisce la vita di chiunque decida di intraprendere un viaggio. Si tratta di spostarsi da un luogo a un altro, a volte per scoprire nuove culture, altre volte per rilassarsi o per motivi di lavoro. L'esperienza di viaggiare può variare a seconda della destinazione, del mezzo di trasporto scelto e del motivo
per cui si parte. Viaggiare è un'attività che arricchisce la vita di chiunque decida di intraprendere un viaggio. Si tratta di spostarsi da un luogo a un altro, a volte per scoprire nuove culture, altre volte per rilassarsi o per motivi di lavoro. L'esperienza di viaggiare può variare a seconda della destinazione, del mezzo di trasporto scelto e del motivo per cui si parte. Ci sono un po' di vocaboli difficili, non è vero? Ad ogni modo, focalizzatevi sulla comprensione generale del testo. Non andate in panico se non conoscete delle parole qua e là. Iniziate semplicemente ad ascoltare il testo e cercare di capire di cosa stiamo parlando. Continuiamo con il secondo paragrafo. Partire alla scoperta di nuovi posti permette di uscire dalla routine quotidiana. Ogni viaggio, che sia in un paese lontano o in una città vicina, apre la mente e offre la possibilità di vedere il mondo da prospettive diverse. Attraverso il viaggio impariamo a conoscere e ad apprezzare le differenze culturali, scoprendo tradizioni, cibi, lingue e modi di vivere diversi dal nostro. Partire alla scoperta di nuovi posti permette di uscire dalla routine quotidiana. Ogni viaggio, che sia in un paese lontano o in una città vicina, apre la mente e offre la possibilità di vedere il mondo da prospettive diverse. Attraverso il viaggio impariamo a conoscere e ad apprezzare le differenze culturali, scoprendo tradizioni, cibi, lingue e modi di vivere diversi dal nostro. Partire alla scoperta di nuovi posti permette di uscire dalla routine quotidiana. Ogni viaggio, che sia in un paese lontano o in una città vicina, apre la mente e offre la possibilità di vedere il mondo da prospettive diverse. Attraverso il viaggio impariamo a conoscere e ad apprezzare le differenze culturali, scoprendo tradizioni, cibi, lingue e modi di vivere diversi dal nostro. Passiamo adesso al terzo paragrafo. Preparare il viaggio è parte dell'avventura. Scegliere la destinazione, pianificare l'itinerario, prenotare voli e alloggi richiede tempo e attenzione, ma è anche un'occasione per immaginare anticipatamente le esperienze che si vivranno. Questa fase iniziale è ricca di aspettative e speranze riguardo ciò che troveremo una volta arrivati. Preparare il viaggio è parte dell'avventura. Scegliere la destinazione, pianificare l'itinerario, prenotare voli e alloggi richiede tempo e attenzione, ma è anche un'occasione per immaginare anticipatamente le esperienze che si vivranno. Questa fase iniziale è ricca di aspettative e speranze riguardo ciò che troveremo una volta arrivati. Preparare il viaggio è parte dell'avventura. Scegliere la destinazione, pianificare l'itinerario, prenotare voli e alloggi richiede tempo e attenzione, ma è anche un'occasione per immaginare anticipatamente le esperienze che si vivranno. Questa fase iniziale è ricca di aspettative e speranze riguardo ciò che troveremo una volta arrivati. Come sta andando? Fino ad ora qual è stato il paragrafo più difficile? Adesso continuiamo con il quarto paragrafo. Durante il viaggio, ogni giorno è diverso dal giorno precedente. Si possono visitare musei, parchi, monumenti, oppure semplicemente passeggiare per le strade di una città sconosciuta. Ogni esperienza, anche la più semplice, contribuisce a costruire ricordi
indimenticabili. Durante il viaggio, ogni giorno è diverso dal giorno precedente. Si possono visitare musei, parchi, monumenti, oppure semplicemente passeggiare per le strade di una città sconosciuta. Ogni esperienza, anche la più semplice, contribuisce a costruire ricordi indimenticabili. Durante il viaggio, ogni giorno è diverso dal giorno precedente. Si possono visitare musei, parchi, monumenti, oppure semplicemente passeggiare per le strade di una città sconosciuta. Ogni esperienza, anche la più semplice, contribuisce a costruire ricordi indimenticabili. Continuiamo con il quinto paragrafo. Viaggiare insegna anche a gestire l'inaspettato. Ritardi, cambi di programma e piccoli contrattempi sono comuni quando si è in viaggio. Imparare a navigare queste situazioni sviluppa flessibilità e capacità di adattamento, qualità preziose anche nella vita di tutti i giorni. Viaggiare insegna anche a gestire l'inaspettato. Ritardi, cambi di programma e piccoli contrattempi sono comuni quando si è in viaggio. Imparare a navigare queste situazioni sviluppa flessibilità e capacità di adattamento, qualità preziose anche nella vita di tutti i giorni. Viaggiare insegna anche a gestire l'inaspettato. Ritardi, cambi di programma e piccoli contrattempi sono comuni quando si è in viaggio. Imparare a navigare queste situazioni sviluppa flessibilità e capacità di adattamento, qualità preziose anche nella vita di tutti i giorni. Come stiamo andando? Vi manca solo un paragrafo, quindi continuiamo e vediamo l'ultimo paragrafo del testo. Infine, tornare a casa dopo un viaggio è sempre un'esperienza emozionante. Si ritorna con la valigia piena, non solo di ricordi e di souvenir, ma anche di storie, conoscenze ed esperienze che rimarranno per sempre. Viaggiare è un modo per crescere, esplorare e scoprire non solo il mondo esterno, ma anche se stessi. Infine, tornare a casa dopo un viaggio è sempre un'esperienza emozionante. Si ritorna con la valigia piena, non solo di ricordi e di souvenir, ma anche di storie, conoscenze ed esperienze che rimarranno per sempre. Viaggiare è un modo per crescere, esplorare e scoprire non solo il mondo esterno, ma anche se stessi. Infine, tornare a casa dopo un viaggio è sempre un'esperienza emozionante. Si ritorna con la valigia piena, non solo di ricordi e di souvenir, ma anche di storie, conoscenze ed esperienze che rimarranno per sempre. Viaggiare è un modo per crescere, esplorare e scoprire non solo il mondo esterno, ma anche se stessi. Abbiamo finito con questa lettura? Come è andata e come sono stati questi 6 paragrafi? Come vi è sembrata la velocità della lettura? Riuscivate a capire al primo tentativo, al secondo tentativo o al terzo tentativo? A prescindere dal tentativo, sono sicura che con questo esercizio avete praticato un po' la vostra capacità d'ascolto e possibilmente avete imparato anche qualche parola nuova. Io spero tanto che questo video sia stato utile e che vi sia piaciuto. Vi ringrazio tantissimo per averlo visto e se il video vi è piaciuto mettete un like e iscrivetevi al canale e noi ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video. A presto!